Buonasera, buonasera, bella TV, bella radio, in diretta stasera. Buonasera a tutti quanti, buonasera zio Zinna. Buonasera, buonasera a tutti quanti, buonasera anche al nostro amico, nonché figlio del grande Pino Villa. L'abbiamo voluto qui fortemente per dare anche testimonianza della vita di Pino Villa, non soltanto come cantante ma anche come padre, che è una cosa importante. Pino Villa è stato ed è e rimarrà uno dei cantanti più conosciuti al mondo, perché ha dato tanto alla canzone siciliana, ha dato tanto nella sua vita dedicata alla musica, però la fortuna anche del grande Pino Villa, lo dobbiamo dire, è stato l'incontro con questo signore che è qui presente. Grazie dei tuoi complimenti. È la verità, è la verità, perché io so tante cose che tanti magari non sanno, perché io sono nato con Pino Villa, con Zio Zinna, con le canzoni siciliane, con la cultura, la nostra vera cultura, perché no, io canto napoletano, Angelo Mario è conosciuto come cantante napoletano, però la nostra vera cultura è Ciuri Ciuri, Vittina Crozza, le canzoni di Pino Villa, eccetera eccetera, sì, giusto? Ma lo sanno le persone che tu canti anche in siciliano? Certo che lo sanno, come no? E stasera canteremo anche un assaggio delle canzoni di Pino Villa cantate all'Angelo Mauro. Ma parliamo di Pino Villa. Il suo vero nome è Calderaro Filippo, è nato un cantante e autore siciliano, giusto? Perché insieme avete composto dei brani. Nacque a Centurbe, provincia di Enna, che salutiamo tutta Centurbi, che è in ascolto, anche il sindaco di Centurbi, che doveva essere qui presente per motivi tecnici, non essendo presente, è come se lo fosse. Vabbè. Sì, ti posso dire una cosa, chiedo scusa. Prego. Questa sera il sindaco di Centurbi non è potuto venire perché è successo... Per motivi tecnici. Lo possiamo tecnici. Dire. Un incendio che ha distrutto tante cose. Ha distrutto una casa di cura, le persone. Vabbè, l'importante è che non ci sono no. Gravità al di fuori dell'incendio. Ci chiede scusa il nostro sindaco, scusa, non ha potuto venire. No, la prossima. La prossima ci sarà. Questa ce ne dedichiamo anche a Centurbi. Certo. Perché Pino Villa era di Centurbi. Allora, nacque a Centurbi. Sì. Nel 24 luglio del 1936, dove visse fino agli anni 50 per poi trasferirsi da tutto a Catania. Lì all'età di 18 anni cominciò a lavorare come carpentiere, un anno più tardi nel 1955 partecipa alla selezione ennese di Castrocarro, in cui vinse con un brano dal titolo... Sì, Castrocarro, una volta a Sanremo si andava attraverso Castrocarro. Certo. Allora lui ha partecipato a Castrocarro a Enna, è stato il primo. Sì. Semifinale l'ha fatto a Palermo, classificando sempre il primo. Ha solo 20 anni, lui aveva 20 anni. Sì. Poi è andato a Roma sì. Per il finale. Sì. Purtroppo, siccome Pino Villa era uno che imitava... No, imitava. Questa frase non mi piace. Piaceva, è nato con la mentalità di Claudio Villa, come artista. Esatto. Che poi si avvicinava anche, non volendo, con quel falsetto che lui aveva, era un suo tono, cantava alla Claudio Villa. Difatti, allora, il suo... primo brano che lui cantò tantissimi anni fa, quale brano è stato? Allora lui Messico, per me è stato fatto male, perché lui questa canzone non ce la doveva cantare a Roma, lui ha cantato Messico a Roma. Sì. Bella l'esperienza della gioventù e magari sì. Ma allora lui conobbe te? No, allora no, per questo. Ancora no, penso. Allora per questo. Ancora no. Questo sbaglio. Se no avrebbe suggerito di non cantare. Sì. Io sai cosa c'era detto a Roma? Allora c'era una giuria, Claudio Villa, Giacomo Rondinella, Nino Fiori, Luciano Taioli, questa della giuria. Quando Pino Villa è uscito dalla stanza di prova, ci hanno fatto una carezza a dire: Giovanotto, bravo, sei splendido, però. Claudio Villa ce n'è uno. Ce ne abbiamo uno solo, mi basta di Claudio Villa. È arrivato il quarto. E lì è stata una grande delusione, perché lui era partito dal suo paese. Posso immaginare. Perché è convinto per le sue forze vocali e musicali di arrivare almeno terzo, perché erano tre.
quelli che concorrevano a Sanremo, sì. L'hanno fatto trovare il quarto. Però c'è un'altra storia bella di Pino Villa. Pino Villa incominciò anche come, diciamo, come cantastorie. Aspetta, è iniziato cantastorie quando poi siamo stati assieme, perché guarda, io non voglio dire cose indietro, perché noi con Pino Villa la mattina lavoravamo al mercato, sì. il pomeriggio, ma io parlo ancora prima di rendere... No, cantastorie, ha fatto un 45 giri un terremoto di Giberlina al 68, sì. Ecco, perché questa allora canzone, perché sai? Allora c'era questa mentalità, nelle disgrazie si cantava un disco e si vendeva tantissimo. Ma si vendeva Pino Villa, non si vendevano altri, non lo so perché. È perché Pino Villa è stata una delle voci più belle. Ai tempi forse non ce n'erano tanti cantanti. No, ce n'erano tanti. C'erano tantissime cantastorie che cantavano, ma quello di quel disco che parla non era una storia, un cantastorie, era una canzone fatta, sì. Non era la classica cantastorie con però lui incominciò nelle piazze. Allora ascolta, nelle piazze lui è iniziato, te lo dico io. Con dei personaggi che oggi sono la storia nel quando mondo. Quando lui è venuto direttamente da Roma, è iniziato nelle piazze e cantava le canzoni che c'erano a Sanremo. Sì. Sì, però a Catania c'era un punto della città di Catania dove quasi ogni sera si riunivano degli artisti allora sconosciuti come Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, e questi qua poi sono stati hanno avuto la fortuna di essere nazionali, perché passando così per caso un grande della canzone italiana, Domenico Modugno, ascoltando così per caso questi due, ma c'era anche Pino Villa lì nel mezzo. Se l'hanno portato tutto a Roma, tutto ma lui Roma. Andò a Roma. A Roma. Sì. Però non ha avuto la fortuna. Non è stato per lui, perché Giuseppe, ascoltami, voi eravamo piccole, forse tu lo ricordi, io lo ricordo. Ma forse neanche nato era lui. No, allora era nato, sì. Eri nato? Che anno parliamo? Ma parlavo del 60... 68, avevo 5 anni, se avevo 5 anni. Allora, lui è tornato, sai perché è tornato? È tornato perché era distrutto nella prima volta che era andato a Roma quando ha cantato Nessuno. Secondo, è tornato, io qua non ci sto, io c'ho i miei figli, lontano di mia moglie. Ecco, poi ha visto qui che dicevo io che allora, di entrare poi nella. Allora, ascolta, ti dico una cosa, Pino Villa era una persona che uguale a lui non ne nascono più, una persona umile, una persona gentile, una persona... Non lo dire a me che ci sono piaciuto. Però Pino Villa un difetto aveva. Quale? Aveva il cuore così. Piccolo. Diciamo che era una persona che non sapeva usare. Aveva bisogno spinta, di qualcuno che gli dicesse... Certo, allora, niente, zio Zina, non sveliamo tutto subito, abbiamo 2 ore ancora, abbiamo tante cose da dire. Io vorrei invece incominciare con un brano di Pino Villa, dal titolo, quale facciamo? Non lo so, ditemelo voi, ce n'ho tante brane. Messico, allora ecco. Quarto a Roma. Allora, incominciamo così, col primo brano che incise Pino Villa tanti anni fa con questo brano. Pino Villa non cantava solo siciliano, no. Cantava anche. Ascoltiamo questo brano. Messico, grande successo di Claudio Villa, cantata da Pino Villa. Si canta sempre alla fortuna, si canta sempre al primo amor, ma questa sera al Carduna io voglio cantare al Messico il fior. Di questo magico paese qualcuno un giorno mi parlò, per una notte mi sorrise e mi diede il suo amore e poi mi lasciò in Messico. Prima di partire in Messico, se può trovarmi può venire, io le giurai a primavera, tra le tue braccia volerò
è giunta l'ora di volare, al cuore mio non so frenare, ho tanta voglia di cantare. Messi con Messi, che mi bacio, Messi con Messi, Pino Villa, bravissimo, in versione Claudio. E questo è Pino Villa. E questo è Pino Villa. È nato Pino Villa con un brano alla Claudio Villa. Però poi è successo un qualcosa di particolare, di bello, di fortunato per Pino Villa. Come vi siete conosciuti? Come è nata questa conoscenza? Comunque noi ci siamo conosciuti proprio l'anno in cui lui è venuto a Catania, quando si è messo a lavorare come carpintiere. Guarda caso ha lavorato con mio fratello a fare il carpintiere. Ah, con tuo fratello, allora, il venditore anche di cassetta. Io lavoravo in un panificio e ci portava il pane a questi operai. Tu? E lui cantava canzoni di Claudio Villa, mi piaceva, ci faceva: Pino, se mi canti una canzone ti regalo una mafarda. Ah. Così è nata la nostra amicizia con Pino Villa. Sì, sì, Salvuccio, è così. E di quel giorno in poi è stata un'amicizia fraterna, un'amicizia che ha durato 55 anni senza mai avere un litigio, niente, senza un litigio, certo. Perché se io sbagliavo per lui andava bene, se lui sbagliava andava bene per me. Vi sapevate sentire. Sì. Va bene, però voglio dire, però poi è nato anche un'altra cosa bella, la GS di Sant'Onocito Giuseppe, lì c'è stata la svolta di Pino sì, Villa. Ma il nostro primo cammino, se tu vai ancora un pochettino avanti, no, guarda, sì, poi che presentiamo, ecco, questo ecco, è l'inizio del nostro cammino. L'inizio del nostro cammino, fammi artistico. Vedere, per favore, vedere. Regia, se puoi inquadrare, ecco. Ecco qua, queste sono tre, allora si chiamavano fascette. Ecco, mettere messa a fuoco. Aspetta che mi avvicino io, dai. Vediamo. Ecco qua. Non te ne andare, amore mio. Poi quella famosa fontana di Leonforte, che ne parleremo dopo, e Luca Arzarato, un uccendi. Tre successi a livello questo nazionale. Questo è il nostro cammino artistico. Sì, ma quante cassette e dischi abbiamo venduto di Non te ne andare, amore mio? Io lo dico, tu puoi testimoniare, perché tu eri bambino, io li stampavo. Ho comprato una pressa, l'ho comprata io però con i soldi di suo nonno Giuseppe Sant'Onocito, colui che fondò la GS. L'abbiamo presentato, questo è Salvuccio Finocchiaro, figlio del famoso Gino Finocchiaro, figlio del famoso Gino Finocchiaro, fisarmonicista che tutti conosciamo, arrangiatore dei nostri anche brani, eh? certo. Va bene, adesso io vorrei dare la parola un po' al figlio di Pino Villa. Però Giuseppe, okay, ti dico una cosa, se io dico qualcosa in più tu direttamente rimprovermi. Beh, è chiaro, no. Se dicesse qualcosa che non corrisponde a vero, non andiamo su questo. È normale, no? Allora, parliamo adesso di Pino Villa, non artista, ma papà.
E papà era Pino Villa a casa con la famiglia? Guarda, io ti posso dire che non ho mai, proprio mai, preso uno schiaffo da mio padre, mai, ma né io e né i miei fratelli, perché lui era una persona, come diceva il signor Zinna, che non ce n'è più, molto... In famiglia quanti siete voi? Fratelli, siamo sorelle? 5 figli, mia madre e mio padre, ma mai, mai ha rimproverato qualcuno, era lui una persona splendida, sotto tutti i punti di vista. Ma senti, ma la mattina si alzava, cantava, si lavava a barba e cantava, che faceva? Posso dire una cosa che posso sapere solo io, forse manco il signor Zinna lo sa, che quando io lavoravo con mio padre la mattina, lui non ha mai cantato una canzone siciliana, cantava solo Claudio Villa. E io... È nato quella... Mentre camminavamo, cioè, se tu mi chiedi una canzone di mio padre, io ti dico non la so. Se tu mi chiedi me la canti una canzone di Claudio Villa, io le so a memoria perché le ho imparate. Beh, anch'io da piccolo ero un amante di Claudio Villa. Ma tu ascoltavi? Io non l'ascoltavo, avevo 10 anni, 12 anni, non mi interessava. Certo, però. Sentendo cantare mio padre, e lui cantava, usciva fuori proprio per Binario e Il tuo mondo. Se tu mi chiedi adesso cantami Il tuo mondo, io te la canto perché la so a memoria. Certo. Capisci? Se tu mi chiedi una canzone di mio padre, io non la so cantare perché non so le parole. E lui cantava solo Claudio Villa. E adesso noi ti facciamo sentire un brano di tuo papà. Certo. Così ti ricorderai. E il brano si intitola Emigrante che viene, emigrante che va, scritta dal... Di tutte e due. E lì c'è mio fratello il piccolo. Che io mi ricordo alla stazione di Catania, preso in braccio, sì, la borsetta, tuo padre. Io vorrei, allora, se mio fratello il piccolo. Maurizio. Alessandro. Allora, io vi chiedo scusi, in questo parole che hai detto tu, vogliamo presentare per fuori, io ho scritto un libro. È qua. No, quello che è a lui mano. Esatto, io ho scritto questo libro, sì. Tutta la vita che abbiamo passato insieme. Sì. E c'è. Eccolo qua. Se tu spoglio questo libro, mi sembra a pagina che io l'avevo scritto, c'è direttamente Pino Villa con suo fratello. C'è la copertina quella là. Ecco qua. Questo è Pino Villa con suo fratello Alessandro. Ora suo fratello Alessandro è un direttore di banca. Questo ragazzo. Allora ci facciamo fare un bel prezzo. ne parliamo dopo. Benissimo, e questo io me lo ricordo benissimo. E ha cantato una strofa, infatti c'è scritto della strofa, guarda, io lo so, quale strofa ha cantato. Poi c'ho anche un altro fratello che cantò un'altra strofa in un altro brano, ancora prima. Sì, ma quello era piccolo. Allora, sì, una cosa proprio... Di soli 3 anni. Un cameo piccolissimo. Esatto. Cantò da soli 3 anni nella strofa, ritorna papà, io e mamma ti aspettiamo. Pino Villa. L'ascoltiamo, emigrante che va, emigrante che viene. Pino Villa. La mia mamma piangendo e la moglie
quella sera il mio destino è cambiato. 5 anni sono passati e della mia famiglia mi ero dimenticato. La notte pensavo sempre e non dormivo. Volevo scappare via, ma non potevo. Una voce di bimbo sentivo, tanto lontano, che cantava: ritorna papà, stammi vicino. Emigrante che viene, emigrante che va, la tua vita è un inferno, emigrante sarà. Ma quella voce di bimbo mi strappava il cuore a sentire ogni sera cantare queste belle parole. Papà, che sei partito per lavorare, 5 anni sono già passati senza tornare. La mia mamma tu hai lasciato senza dolore, è un figlio che ti vuole. E dopo questo grande successo, con la voce del piccolino, del figlio di Dino Villa, e vogliamo salutare Alessandro. Ciao Alessandro, è in ascolto, credo. Sì, certo, tutta la famiglia di Dino Villa. Ma a questo punto vogliamo spezzare un po' con uno strumento particolare, siculo. Una cosa, ma tu sai cantare anche siciliano? Sì, però io volevo fare un'altra cosa. Dimmi. Non anticipare quello che voglio dire. Non fare il presentatore. Oh, che prende? A corrente qua prendiamo. No, io volevo invece rompere proprio, spezzare l'atmosfera con uno strumento tipico siciliano, che poi non è proprio siciliano. Tu sai la storia del fischietto? L'ho raccontata tempo fa. Io lo so. Di una ragazza. Lo so. Una storia bellissima. Bene, io vorrei chiamare quest'oggi un fiscalettaro, come noi diciamo in gergo nostro siciliano. Lui si chiama Sebastiano Accordino. Io l'ho ascoltato, l'ha portato il nostro qui maestro Salvo Finocchiaro, perciò è una garanzia, lo chiamiamo subito Sebastiano Accordino. Buonasera Sebastiano.
Veda che accendiamo tutto qua. Ecco qua. Come stai? Prego. Tutto bene. Tu vieni da? Santa Maria di Coldina. Santa Maria di Coldina che ci sta guardando, giusto? Salutiamo tutti. Come si chiamano a Santa Maria di Coldina? Licordese. Licordiese. Licordiese. Oh, è difficile. Va bene, allora, cosa ascoltiamo? Accompagnata dal maestro Finocchiaro. La tarantella siciliana. La tipica tarantella siciliana, conosciuta in tutto il mondo. Va bene. Il microfono più in qua, ecco qua. Allora, l'ascoltiamo. Sebastiano Accordino, prego! Questa è una delle tarantelle più conosciute al mondo per quanto riguarda la nostra Sicilia. Bravissimo, noi ci vediamo fra un pochino, non finisce qui. Grazie, un applauso! Prego, prego. E allora, zio Zinna, vedevo che tu ballavi, avevo paura che magari mi cadevi per terra. Comunque io sono nato siciliano. E siciliano muoio. E siciliano muoio. E per me la musica è tutta bella, però... Per me il siciliano è siciliano e tocchi. Beh, è la nostra cultura. O vuoi o non vuoi. Allora. Ha visto? Delle note famose. Questo è cresciuto con noi. Vi dico una cosa, mi mettete a ridere. Lui piccolino. Eravamo nella mia radio, avevo una radio privata, una trasmettente. Si è detto, Sanfuccio, mi dai il tuo documento adesso? Dici, zio Filippo, l'ho dimenticato a casa. Quanti anni avevo, insomma, chi occhi avevo. Sì, Pippo Baudo voleva intervenire. Lui mi domanda, mi dai la tua tessera? Lei mi dice, Salvo, vogliono sapere quanti anni hai. Io, giustamente, ma scudai a casa. Che è un poliziotto, no? Va bene, senti, prima che io canto... Dimmi. Prima che io canti, allora, c'è stato un altro grande successo, forse uno dei più grandi successi di Pino Villa, io credo, poi non so se sbaglio, ma... Nello stesso anno per la casa discografica della GS abbiamo inciso Amuri di Carittere. Ah, Amuri di Carittere, l'abbiamo inciso. Brano utilizzato nel film Fuoco a mare. Fuoco a mare. Ha preso direttamente l'Oscar. Candidato Oscar e premio con l'Orso d'Oro del Festival di Berlino. Qua è scritto. Fuoco a mare. Sì. Il microfono, per favore. Giuseppe, il microfono non si sente. Ah, sì. Vai, vai. Accendilo. Allora, qui c'è scritto acceso. Brano utilizzato nel film Fuoco a mare, candidato Oscar e premiato con l'Orso d'Oro al Festival di Berlino. A Berlino è stato premiato, mentre sì. Negli Oscar americani ha solo partecipato come film.
però il brano dentro un film, certo, ci sono stati un paio di minuti con la canzone. Il premio lo ha preso a Berlino. Com'è nato questo Amore di carattere? Chi ha avuto l'idea? Ascolta, questo Amore di carattere è del suo nonno. È il pezzo di suo nonno. È il maestro Santo Lucio, Giuseppe Santo Lucio. Giuseppe Santo Lucio, la buonanima di allora, Giuseppe Santo Lucio. Una volta noi per andare a Gela, ora oggi 100 macchine, 200 macchine, allora tu incontravi 200 carrette. Certo. 200 carrette. Era l'unico trasporto. Allora, no, ti pare, senti sto carretto, vuoi mettere da lato che è passare con la macchina? Suo nonno, buonanima, quando noi la sera raccontavamo, ha scritto questa canzone, Amore di carrettere. E questo Amore di carrettere successo. È stato non un successo, ma un successone. Grande. Infatti, in questo film, Fuoco a Mare, hanno messo questa canzone, Amore di carrettere, cantata di Pino Villa, e ci hanno dato l'Oscar di oro, l'Orso d'Oro. L'Orso d'Oro. Va bene, che poi avremo modo anche di sentire. Intanto io ma voglio. Ora o no? No, dopo. Intanto io voglio cantare un brano di Pino Villa che a me mi sta al cuore, tu lo sai qual è? È un brano che piace tantissimo perché è anche particolare, perché è un brano che bisogna avere una forza vocale, una certa tecnica per cantare. Il titolo dico io. Non è facile, non è facile. Tu dici il titolo, intanto io mi vado a preparare. Allora, con l'asta, il microfono, Mauro, ecco, fai da sapere che l'abbiamo cresciuto noi da bambino, e cioè lui è nato siciliano, poi è cambiato otto, è cantato napoletano, però le sue origini sono siciliane. Allora, Angelo, a sì, Mauro sì. Canterà. Allora, prendo voi. Questo microfono o l'altro? Questo va bene. Va bene, allora andiamo con questo brano che Pino Villa cantò tanti anni fa, sì, grande successo, sì, grande sì, successo. Dal 70, il 1970. Stornellata l'infurtisi, salutiamo tutta Leonforte, ed è una bella stornellata dedicata ad una ragazza. Poi una bella. Angelo Mauro. A me piace perché parte. Angelo Mauro. Per mi chiedo scusi, perché chiedo scusi, Angelo Mauro. Non è stornellata l'infurtisa, è stornellata la mezzita. Ah, stornellata la mezzita. Scusa. Ah, scusa. Va bene. Regia, siamo pronti? Si voli di una mamma, ne ri-
all'improvvisa sta bucca frisca con una girata. Ora che sogno di già alla tua casa bravissimo. Grazie. Va bene, ma questo è un brano, tu lo sai Zozzino, questo è un brano che io sento perché è un brano bello, un bel brano. Allora, scritto da Pino Villa e Filippo Zinno. Allora, arrivando a questo punto, sì, ti rubo la parola. Rubami. Allora, io ho scritto questo libro, eccolo qua, inquadriamolo. Questo libro, e purtroppo la nostra vita che abbiamo vissuto insieme, io e suo padre. Perché purtroppo? Vabbè, un'espressione propria. Allora, mi vuoi dire perché, come è nato questo libro? Ecco. È nato per caso. Perché. E se come è nato questo libro? È nato proprio un anno... Se ti metti bene. Ascolta, un anno oggi, 28 luglio... del 1920 ci ha lasciato suo padre. Come 1920? 2020? Scusa, 1920 l'ho fatto io. Scusatemi. 1920? Neanche noi c'eravamo più. Giuseppe, allora perché dico, correggimi se sbaglio, no? Scusa. Ma di fatti hai sbagliato. Nel 2020 vuole dire. Nel 2020. L'anno scorso come oggi. Come oggi. Mio oggi padre se ne andava. Fa un anno della scomparsa di Pino Villa. Allora, abbiamo detto che Pino Villa è nato a Centurpi, è cresciuto fino a 18 anni. Proprio l'anno scorso, 28 luglio, eravamo al cimitero. Mi viene da ridere, mi viene da piangere. Si parlava del più e del meno di Pino Villa. Com'è? Tua moglie ha detto: signor Zinna, ma lei può scrivere un libro? E da qui è scaturita tutto quello che lei stava l'idea. Raccontando. Te lo giuro, dice, ma qua tutte cose queste sanno. Se guarda, tuo marito, i tuoi cognati sanno forse le cose personali di tuo padre. Però io so le cose che tuo marito e i suoi fratelli non sanno. Perché noi ci raccontavamo tutto con Pino, tutto, la qualsiasi. E io ho fatto questo mal libro. Ma io ho 82 anni, scrivo un libro. Ma lei può scrivere un libro, tutte queste cose? Sicuramente mia moglie la sta ascoltando. Ciao Agata. E così è nata l'idea di scrivere questo libro. E ha avuto una bella idea. Sì, una bella idea, però. Ci mancava. Però io. Ma io ti chiamo Maurizio, Angelo Mauro. Guarda, io ho la terza elementare.
Non è che io sono uno. Vabbè, tu hai le scuole. Tu hai uscito fuori quello che è quello che sapeva, e poi qualcun altro lo ha. È chiaro, l'ha sistemato. Riportato bene in italiano. Pensato, con questa pandemia che c'è stato, non facendo niente, ho scritto questo libro. Va bene, detto posso questo. Salutare i miei. Ho dopo un brano, Santino, siete perché tanto siete. No, scusa, non passino, dai. Dimmi. Passiamo avanti. Io voglio fare allora, dei saluti poi. Sì, vabbè, abbiamo voglia ancora. Però poi c'è stato un periodo di Pino Villa con te, ma questa però è opera tua. E poi quando si arriva a una certa età. Fammi sapere cosa stai quando dicendo. Poi si arriva a una certa età, caro mio, devi sapere che. Poi lui ha avuto l'idea di andare sul piccante. Addirittura. Acerdo mi scappava. Allicca. Ma vedi, credo che queste cose nascevano che bello su piccione. Per i momenti che c'erano. No, per tutto quello. E poi momenti sempre ci sono qua. Sì, è chiaro, dico. A fine tuo pollo. Ma sono dei titoli. Sicilia che saporosa, a mucca pazza, perché c'è stato quel periodo della mucca pazza. Usciva tutto. Un baccalaro, dico, ma. Per tutto quello che c'era. Da dove ti sono venute queste idee? Ma perché non mangio il baccalaro, scusami. Certo che lo mangio. Noi il baccalaro ce lo mangiavamo a randazzo la domenica. Tutte le domeniche mangiavamo il baccalaro. Io mi mangiavo i ceci. Però perché poi il baccalaro non ne mangiavo. Non lo digerivi tanto bene. No, non mi piaceva ai tempi. Comunque, ragazzi, ero piccolino. Ragazzo, ti piaceva. Ero piccolino, avevo. Qua stiamo mangiando. Sette anni, otto anni. Ma qui stiamo parlando di baccalà, di quello che si mangia. Chiaro. E se tu dici quando ero piccolo non mi piaceva, poi da grande no, sì. No, che fai no, capire? Io ho detto ero piccolino e non mi piaceva. Ecco, poi ho poi lo hai assaggiato, è chiaro, facciamo poi parlare un po' il maestro Salvo Finocchiaro, che lui per parlare guarda è lui come suo padre non parla, lui suona. Che cosa vuoi sapere? Ecco qua, inquadriamo Salvo Finocchiaro. Parlo poco, sono un grande arrangiatore. Parli poco e suoni tanto. Sono contento e felice di essere in questa trasmissione, invitato dal zio Filippo. Benissimo. Io suo padre lo conoscevo veramente da piccolino. Certo, è chiaro. Tanto rispetto. Voglio parlare della tua casa discografica, dove si trova in Via Acquedotto Greco, ecco. Si chiama Studiotto, insieme al mio patrozzo Tony Ranno. Ecco, Tony Ranno, salutiamo anche Mario Biondi. Mario Biondi. Il suo carissimo amico. Certo, chi vorrebbe essere avere un arrangiamento dal maestro Finocchiaro può venire in via Acquedotto Greco e si farà tutto, va bene. Però Pino Villa poi cantò anche un brano religioso. Ma mio padre era molto religioso. Sì, molto religioso e il Papa Grande e i canti religiosi che sono qua, Padre Pio, Venerdì Santo, la Passione. Da dove esce questa idea? L'idea era sempre nostra, perché noi, se tu guardi, noi non cerchiamo di andare avanti, perché questo libro ci sono cose che le devono leggere, se lo comprano ci sono tante cose. Certo, compratelo, perché c'è veramente storia. Suo padre era religioso, ma proprio religioso. Molto allora, religioso. Il Papa, certo, Papa Grande. Ma poi ci sono tanti brani che lui fece, tra l'altro, che poi questo, magari io leggendo il libro lo. Sì, questa fotografia. Lo potranno capire, certo. Questa fotografia, se noi la possiamo far vedere del Papa. Sì, aspetta qua, che la prendiamo. Sì. Sta per arrivare, eccola qua. Questa fotografia del Papa, questa l'ha fatto mio figlio Lorenzo. Questo grande con Papa. Il suo cellulare. Ha fatto questa fotografia. E eravamo noi a Catania, alla Barriera. E abbiamo visto questo Pino, facciamola questa canzone, questo. E abbiamo Papa Grande, perché era un grande Papa Wojtyla. Certo, un grande, come tutti i grandi papi, ma questo ha avuto qualcosa di particolare. Senti, tu hai scritto un brano che resterà nella storia, perché tutti i gruppi folcloristici siciliani cantano e suonano questo brano, che è Taormina Lerulero. Ah, come nasce? Da quale idea? Te lo dico come nasce. E dimmelo. Noi tutti i mercoledì andavamo a Taormina con Pino. Giura? C'ero pure io. A lavorare. Polino. Ah, sì. A lavorare. E allora noi a Taormina vendevamo solo visti una cozza.
E ciuri ciuri, e ciuri ciuri. No, 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 poco. Ma visto la cozza? Per i forestieri, per i forestieri. Era un classico per i turisti, capisci? Ti cercavano solo quello. Quanto si vendeva questo brano quando faceva il ritornello, faceva. Una mia. Io no, la facciamo questa canzone. Abbiamo fatto questa canzone, Dormina l'Alero, che è stato un successo. Infatti abbiamo passato l'ordine a grande Domenico Modugno, dell'altro lato del 45 c'è Mafia. Sì. Mafia. Lui non l'ha accettato, ha voluto mandare 10.000 lire per metterci noi questa canzone. Domenico Modugno. Domenico Modugno. Alzato. Ma allora 10.000 lire erano soldi, sì, ah? Sì. E noi la sera, il pomeriggio del giovedì, il pomeriggio di mercoledì, andavamo a Taormina, c'erano quelle cose bettole che suonavano, suonavamo Taormina Nero Nero. E allora sai che facciamo, zio Zinna? La cantiamo! La cantiamo poi dalla voce di Angelo Mauro. Taormina Nero Nero, dai! Grazie! Sira su nuchini, su un anno friscale. Grazie a tutti. Taormina Leru Leru, Taormina Leru La. Aranciata dal maestro Salvo Finocchiaro. La caratteristica di allora, certo, certo. Allora, passiamo di nuovo al nostro fischiettaro. Che ne pensi? Come dici tu, dai. Come dico io. Allora, ritorna con noi il nostro fischiettaro. Come lo definiamo, come si dice proprio in dialetto nostro siciliano, Sebastiano Accordino. E per arrivare una introduzione maestro bello di quelle. Ecco qua. E allora vediamo quale brano, il tempo che loro si accordano, ci siamo? Allora, quale brano facciamo sentire?
Walzer festoso. Walzer festoso, perciò mi raccomando a casa, perché poi Ziosina, riprendiamo una telefonata. Una. Ora o quando termina il festoso? Quando termina lui. Vabbè, prendiamo una telefonata. Ok? Allora vai con questo Walzer festoso, a casa balliamo, vai! Vai sempre a sederti perché non finisce qui, ci vediamo dopo. Allora, zio Zinna, ritorniamo a Pinovilla, dai. C'è una canzone, Lucarcere di Lucciardona. Lucciardona. È una canzone triste? Non è triste, lo sai cos'è? Perché una volta c'è quello là, per sbaglio, hanno preso questa persona, l'hanno portata in carcere. Noi abbiamo pregato al Signore, quando è uscito hanno preso proprio i mantanti di questo qua e l'hanno portato nella stessa cella dove quello era condannato. Ah, ho capito. Allora se abbiamo la canzone già pronta, Lucarcere di Lucciardona, è quella di Palermo, ce l'abbiamo? Allora andiamo con la canzone e poi se prendiamo qualche telefonatina e ci lasciano il telefono libero, la possiamo anche prendere. Vai regia! Bamba madu sangua.
bravo, carissima, Lucarsi di Ricciarduna. Ricciardona. Lucciardona. 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 Senti, ma io sto vedendo qua Sicilia folcloristica, Pinodilla, Cuballa e Cufuma. Ma qui c'è un personaggio che io conosco bene. Lo dico io. Qua c'è. Tu ti offendi, vediamo qui. Lo conoscete questo qua? Qui aveva, mi sembra, un 12 anni, questo 13 anni. Uno, diciamo, una volta era buono, ora invece no. Angelo Mauro. Ci sono anch'io. Aspetta, lo faccio io. Ecco. E questa qua. Ecco qua. Qui sono io, avevo l'età di 12 anni e sto ballando, siamo nella campagna a piano tavola di San Rocito Giuseppe, che allora comprò per i figli. E si fate ancora, ci stanno i figli. E qui ci sono anch'io, perché c'è anche la moglie di Ignazio Lofaro, nonché la figlia di San Donocito Silvana, che salutiamo. C'è anche mia figlia. C'è anche tua figlia, certo. C'è anche Francesca, la nipote. C'è anche un bravo fischiettaro qua. Sì, c'è Pino Villa. C'è un altro che suona il fischietto, che non si capisce chi è, che non mi ricordo più. È russo. Ah, Calmero. Vabbè, io me ne voglio vantare di questa cosa qua, perché noi i migliori fischiettari che abbiamo avuto nel mondo, nella nostra sicilianità, sono stati catanesi. E questo me ne vanto. Ma quello c'era un bicchiere di vino. E questo me ne vanto, perché abbiamo avuto, il primo è stato. E io mi posso vantare perché mi ha regalato un fischietto. Ecco, Carmelo. Carmelo Russo, ma perché era. Allora, Carmelo Russo. Valse del vino fresco. Lo suonava solo quando era brillo. Va bene. Ma io sono un pezzo maestro, io mi devo togliere. Vabbè, ma questa è la nostra cultura. E me ne vanto, perché noi abbiamo avuto i migliori fischiettari del mondo, sono stati catanesi. Senza offesa alla Sicilia, come Palermo. Ma noi abbiamo avuto il maestro Giovanni Greco, il primo fischiettaro catanese, un grande. Franco Faro, un altro grande. Calmero Russo, Giovanni di Giovanni. Madonna. Giovanni di Giovanni, che tu, figuratevi, con una canna di fischietto, è riuscito a far vivere, a campare una famiglia intera per tanti anni. Sì, con ricordo. Una canna. Lui suonava a Roma. Di Giovanni. Va bene. Zio Zinna, a certo tu non canta. Ora io voglio dire, ma da dove ti viene questa idea, a certo tu non canta? Che cosa è successo? Oh, dici io... la verità. Io non ne so. Affari suoi. A certo tu non canta. Perché non canta sta Cedro? Che successe? Perché non canta più? Oh, Cedro quando mette in taglia, dice, canta per modo. No, canta per aggia. Ma chi non canta più? Invece non canta più. Non canta più. Infatti, parlando di Cedro che non canta, noi, io perché avevo un basserotto. Ascolta, avevo un basserotto io. Sì. Che cantava sempre, te lo giuro. Un bel giorno. A proposito di basserotti che non cantano più, salutiamo Vera Fuselli con suo marito. Ciao Vera Fuselli, un abbraccio a te e tuo marito. A posto, vai avanti. Passiamo avanti. Questo passerotto. Che poi ho scoperto, scusi, che è di Centuripe. Chi? È nata a Centuripe. Vera Fuselli. Sì. Vera Fuselli è nata a Centuripe. È nata a Centuripe, l'ho scoperto domenica. Giura? Te lo giuro. Sì. E mi ha detto anche che forse siamo mezzi parenti con la parte di mio giuro padre. Giuro ancora di più. Te lo giuro ancora di più. Oh, passiamo dell'uccello. Questo passiamo nell'uccello. No, questa. Non si può sentire. Abbiamo qualche telefonatina pronta. Vediamo chi abbiamo con l'uccello. Con la telefonata. Pronto? 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 Pronto, buonasera, chi parla? Buonasera, io sono Mimmo Caramela.
Mimmo Caramella. Ciao Mimmo. Ciao Sabuccio. Ciao Filippo, buonasera. Ciao, ciao. Ciao Angelo. Ciao, come Giuseppe. Stai? Ciao. Bene, grazie, bene. Ciao. Ma qui c'è un altro personaggio. Ciao Sabuccio. Sabuccio. Sì, sì, la saluto. Ciao Mimmo. Allora, dici tutto, Mimmo. Ma niente, mi sto guardando la trasmissione. Siete favolosi, favolosi. Grazie. Cioè, tu che c'entri, grazie. Una bella trasmissione, bella per davvero. Le cose che si inventa Don Filippo. Sì, va bene, va bene. Mimmo, okay. Mimmo. Le cose che si inventa Don Filippo. Mimmo. Sì, allora, Don Filippo. Io sono quello che ti ho fatto fare il primo CD quando tu hai fatto 50 anni, se ti ricordi. Vero, vero, con Salbuccio fino a Chiaro. Con Salbuccio fino a Chiaro. A posto. Va bene, passiamo avanti. Va bene, un abbraccio carissimo, ti vogliamo ciao, bene. Angelo, ciao, ciao. Mimmo. Ciao Mimmo, ciao. Ciao. L'importante è che vi state divertendo. Ciao Mimmo. Un'altra telefonatina e poi passiamo con Pino Villa, va bene, allora. E poi volevo dire un'altra cosa, sono in vendita questo libro anche della Sia Musica, cioè l'ho dimenticato, ecco, a Catania. Potete andare direttamente in via Santa Maria di Bettilem alla Sia Musica, potete comprare la storia di Pino Villa e Filippo Zinna. Pronto? 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 Passiamo con la musica, dai Maurizio. È caduta, è caduta. È in attesa. Si mettono in attesa. Va bene, va bene. Oh, è per prendere, per assicurarsi. Va bene. Zio Zinna, a questo punto... Dicendo, quello del passerotto. Questo passerotto, poi passiamo avanti. Sì. Andava sempre. Un bel giorno l'ho visto con la testa così, stavo morendo. Appacchiata, appacchiata. Te lo giuro. Sentendo la voce di Pino Villa... Si è svegliato. Si è messo a cantare. Passerotto per il piatto abbiamo fatto, passerotto bello. Ma sai perché? Perché Pino Villa aveva la voce con le frequenze alte. E gli uccelli, tutti. Quando ascoltano questa frequenza, queste sono frequenze, loro incominciano a fischiettare anche loro. Passiamo allora, Lucio fa femmini l'infurtista. Sì, siccome. Ma è tu o Pino Villa? Chi era? Allora ascolta, noi abbiamo fatto questa canzone sì. Noi siamo onesti, io e Pino eravamo onesti. E vabbè, non ci fa simile una cosa, essere onesti è un'altra cosa. Perciò noi non sciupavamo a nessuno. No. Allora, finiamola con questa cosa, Pino Villa, ci posso credere. Noi persone educate, persone... Per giusto, carità, per questo... No, come Angelo Mauro. Quanti figli hai, Leopoldo? Allora. No, scherzo. Allora, no, tutto a posto, Marica. Allora. Perciò, allora, siccome un giovane si sente così, tutto... importante. Questo, allora si è fatto fidanzato questo qua, a cosa? A Nicosia. Allora, noi abbiamo fatto questa canzone, Sciupa Femmine l'Infurtisi. La possiamo ascoltare? Regia, ascoltiamo! Sciupa Femmine l'Infurtisi. Questo è Sciupa Femmine. Cammino già nei vetri di Fimbona.
d'amore. Ora mi leva su una bravissimo, bravissimo. Allora, questa era Luminature. Luminature. E te un brano che piace tantissimo, talmente ti piace che la tua mente è entrata dentro la mente del nostro Franco Spartà. Ma l'ha letto nella fonda, te l'ha spezzato questa. Luminature. Luminature. Bene, allora, dicevamo, ritorniamo indietro. Ecco qua. A Beggia. No, che bello sto piccione. Certo che lo so. Che cos'è? Un piccione, non sappiamo chi è. Chi è? Non lo sai. Che cos'è un piccione? È un uccello, no? Esatto. Un piccolo colombo, piccolo, piccolo è un piccione. Un piccione. Anche mio padre. No, tu Angelo, guarda che tu mi hai copiato sto piccione. No, ce l'hai copiato. No, noi non l'abbiamo mai sentito. No, un momento. Giozinna, un piccione spinnacchiato, mio padre l'ho inciso 50 anni fa, forse ma di mai più. Mai sentito questo piccione. Allora, senti, allora, io volevo ascoltare una canzone che suo padre l'ha dedicato a sua mamma. Qual è? È dedicato a Maria. La possiamo ascoltare? Certo, regia, se abbiamo questo brano lo ascoltiamo. Intanto volevo dire, appunto, ricordiamo che chi vorrebbe comprare questo libro Pino Villa e Filippo Zinna, Una vita in musica, se siete a Catania andate alla Sea Musica, sapete dov'è? Via Santa Maria di Betlemme. Ok, che a poi a Centurbi, dalla tabaccheria di Sauga, certo, dell'edicola. Quella che abbiamo detto prima, vabbè, esatto. Che sembra, ok, che sembra vicino. Andiamo col brano, che Pino Villa dedicò questo brano alla moglie, Maria. Dedicato a Maria. Maria, tu sei tutta vita mia. Maria, tu sei il sepia, la ragiono più. Avi quattro anni che non hai un pace, di quando mi telefonasti tu. Luci mi dicisti, a vita mi assisto la mente tu, Maria, Maria,
mia tutta felicità. Questo brano Pino Villa lo dedicò alla moglie, il minimo che poteva fare, okay. E salutiamo alla moglie di Pino Villa. Senti, ma io ancora non ti ho detto, sì, andiamo con la durata, poi ti devo dire una domanda. Pronto? Pronto, buonasera, sono Carmelo da Grotti, chiamo dalla provincia di Agrigento. Buonasera, buonasera. Buonasera, saluto a tutti voi e a tutto lo staff di Bella Radio TV, soprattutto al maestro Zin. Grazie, grazie, grazie del maestro. Grazie, grazie a lei, soprattutto della serata che state facendo voi, perché grazie, sono grazie. Io veramente un fan di Pino Villa, sono cresciuto con le canzoni di Pino Villa. E questo ci fa onore. Grazie, soprattutto a me fa onore, che piaceva mio padre. Sì, ci ascolti, guarda, io quando ho saputo l'anno scorso ci ho saputo la notizia, sono rimasto male veramente, perché sono cresciuto con le canzoni di suo padre. E si figuri, tutti, si figuri io. Tutti ci siamo rimasti male, tutti. Si figuri io. Comunque, siccome noi facciamo le sfilate con il carretto siciliano in tutte le parti della provincia, soprattutto di Agrigento, e le canzoni di suo padre ce le facciamo sentire proprio a tutti. Grazie, siete veramente. E almeno lui ancora vive con grazie a queste persone come voi che li mettete in giro. Soprattutto le canzoni che cantava a carrettera, proprio come amore di carrettere, tutte le canzoni carrettere di marito, carrettere pazzo d'amore, eccetera, eccetera. Carrettere di marito, carrettere cazzarato, carrettere pazzo d'amore. Questo carrettiere ha fatto tutto. E se stasera mi volete fare questo regalo, mi dedicate una canzone del carrettiere. Se c'è la regia, se ce l'hanno, gliela facciamo ascoltare. Amore di carrettiere. E saluto mio figlio Calogero con questa canzone. Va bene. Saluto a tutti voi e a tutto lo staff di Bella Radio TV. Grazie, grazie, grazie. Grazie, buona serata. Grazie. Allora, volevo dire, ma quante canzoni avete inciso? Sì, allora, noi abbiamo inciso 500 canzoni, 500, di quale 320 sono nostre, scritte, parole e musica nostra, arrangiate dal maestro Finocchiaro, Mimmo De Santis, suo papà, Mimmo De Santis, e poi i ragazzi, Salvo Finocchiaro e Diego Finocchiaro. Certo. I Finocchiaro in questo contesto sono stati molto importanti, ecco. Allora, il prossimo brano qua lo ascoltiamo. Possiamo partire quella dei Centuripe, Soffro Pittia, ce l'abbiamo. Soffro Pittia. A fra poco. Dedicata a tutti, tutta Centuripe. Tutta Centuripe.
cuzza, ma se duci, c'è indorvisa vita mia, a moccioni sei muzziti, e sta cosa mi si gira. Si ha più peggiato paesi, ma direni si ne vasi, quando ne esci in una strada, si va rosa profumata. Salvezza, come mi piace a mia. Nell'estate con l'amici tu passeggia a Corradino, mentre io soffro d'amore, ti volissi al mio vicino. Mentre tanti giovanotti che ti fanno a piano corti, che ti dicono ti amo, mentre io un grosso di lei mi facisco un giuramento in già chiesa da un momento, capi ti esisto solamente io. Poi tu su sei un bello, tu mi dasti un masoletto, ti do io a non vedere la ragione io. Se tu cambare, se non mi piglio a via. Eccolo qua, eccolo qua. Siamo qua, siamo sempre qua. Qua parlavamo appunto del tuo. Ed almeno telefonatina, pronto? Sono Caterina, Angela Mauro. Sì, Caterina, buonasera, da dove chiami? Io chiamo di Mascherosia, sono un'amica di Vera Fuselli. Vera Fuselli, che la salutiamo. Sì, che era lei che fa il programma siciliano. Sì, certo. E ogni volta faccio mettere una canzone di te, anche assieme che avete fatto un paio di anni fa, un anno fa. Avete dato due canzoni assieme con Vera Fuselli. Sì. Ma mi sto ricordando il cognome, il nome c'è. Poi mi piace quella di tu che dirò un cielo spiegato, come si chiama. Non mi sto ricordando il cognome, mi piace assai. Comunque, mi faccio una bella serata con il Zigata, con il conduttore di Miravilla. Sì. Miravilla mi ricordo una canzone che cantava, lui cantava, io ero più giovane, il giovane del fumo e del rustro, che era la pipa, non mi ricordava il cognome, allora mi diceva sai questa canzone, la cantava Miravilla. Sì, chi te dà la pipa? A pipa come si comandava? No, no, niente fume, tutto fumo, niente rustro, mi pare gli abbia detto. È una canzone antica. A fumatura non ricordo il cognome, il nome. Io avevo allora siero dei cose, i mani CD, i cassetti, vedi quando l'aveva scritto questa canzone lui, il suo papà, che so che c'è il figlio là, è andato giù. E c'è molto tempo che questa canzone, e io l'avevo registrato nelle cassette. Va bene. Le cassette non sono più. A fumatura. Vera Fuselli, dalla trovata questa canzone. Cucante e cufuma, a fumatura. Questo qua. Comunque, va bene, va bene, signora. Ciao, ciao. Cercheremo di accontentarla. Ciao, ciao. Vabbè, fatelo una tornata come questa. Grazie, signora. Arrivederci. La vogliamo bene. Arrivederci. Aggiornavo a tutta la stanza. Grazie. Senti, salutiamo Katia da Como che ci sta ascoltando.
Ciao Katia, ciao. Tutto ciao. Allora, andiamo con Amore di Carretteri, la mandiamo subito per tutti coloro che piace questo brano, per tutti i carrettieri della Sicilia. Vai! Abbiamo ascoltato, siamo sempre qua, non dico uno dei brani, ma forse il brano più amato per quanto riguarda la canzone siciliana nel mondo. Infatti, se andate a vedere le visualizzazioni, sono più di 1 milione di visualizzazioni. A voglia. E ricorda che è quella che era nel film Fuoco a Mare. Questa. E questa è quella del Fuoco a Mare, questa canzone. Questa è il vero brano
di Amore di Carrettelli. Lo hanno cantato in tanti, giusto? Però, come si dice, il primo è sempre il primo. Il primo è un fiore d'amore. Benissimo. Andiamo con il brano di che abbiamo detto prima. Che deve cantare tu? Sì. A figlia da Putiara. A figlia da Putiara, vai regia! Hey.
bello, questo brano, l'arrangiamento di questo brano sono di Salvo Finocchiaro. Certo, buonasera certo. A tutti. Ma come buonasera a te? A due ore che siamo qua. Questo brano è stato arrangiato di Salvo Finocchiaro. Sì, okay. Buonasera a tutti. Ma difatti buonasera a tutti perché siamo per no, finire. Certo. Mi fai un pochettino di pezzo di pezzo mio. Zio Zinna, purtroppo, dico purtroppo, siamo quasi arrivati alla fine. Questa è una puntata che non volevamo mai che finisse, però ce ne saranno altre. Perché come dice un grande musicista, Gino Finocchiaro, un giorno mi disse le cose belle durano poco. Ed se ce l'abbiamo, sciopanfiammino l'invertisi, ce l'abbiamo. Vediamo, intanto facciamo entrare il nostro fischiettaro, così prepariamo la canzone e chiudiamo con questo brano. Prego, ritorna con noi, eccolo qua. Riprendiamo la nostra asta, mettiamolo qua. Grazie. Va bene, allora, quale brano ci fai sentire? Catanese. Ah, tarantella catanisa. Siamo pronti? Vogliamo ballare? Ma sì, balliamo, vai! Zio Zinna. Sono qua. Eccolo qua, mi ero spaventato. Tu quando non mi vede muore. Certo, si parte. Allora, intanto noi togliamo l'asta ringraziando il microfono, lo prendiamo, eccolo qua. Prego, ringraziamo questo grande musicista che è stato qui con noi, è stata una bella scoperta, grazie a Salvo Finocchiaro. Vuoi dire qualcosa? Sono veramente felice di essere qui in questa, diciamo, in questo ricordo del grande Pino Villa. E anch'io da piccolo sono cresciuto con le sue canzoni. E quindi tutta la mia famiglia era molto felice di sapere che avrei preso parte a questo ricordo. Benissimo, e noi siamo contenti che tu sia stato qui con noi. Ritornerai sicuramente. Speriamo, con piacere, con immenso piacere. Un grosso saluto e bravo ancora. Grazie, prego. E allora, siamo arrivati alla fine, caro zio Zinna. Alla conclusione. Ogni cosa c'è la sua fine. Bravo. E allora, con cosa chiudiamo? Con quale brano? Qualcosa. Avete scelto? Chiudiamo con un brano, noi abbiamo fatto un brano per i giovani, per i ragazzi.
questo brano non l'abbiamo fatto noi perché non è scritto da noi, però questo brano è stato fatto in tante versioni, è stato fatto calabrese, sardignolo, piemontese, se mi dici qual è e noi l'abbiamo fatto in siciliano. Se mi dici qual è il brano, io so di cosa stiamo parlando. Qual è il lo brano? Lo sai, vero? Lo sai? No, e se non me lo dici? L'Azzitella. Azzitella è un brano pugliese che poi l'abbiamo pugliese, fatto in napoletano, l'abbiamo fatto, però fatto è pugliese, in... è pugliese. Va bene, a questo punto noi ci alziamo salutando il maestro Salvo Finocchiaro per essere stato qui presente con noi. Grazie ancora al grande zio Zinna che ha avuto questa idea di portare avanti e il nome ricordo, di Dino Villa. Comprate questo libro perché ne vale la pena, ne vale la pena. Grazie al figlio che è qui presente, testimonial di questa serata, come se ci fosse tutta la famiglia di Pino Villa, ok? Ciao. Grazie ancora, grazie a Bella TV in cui crede in questa bella manifestazione dedicata alla canzone siciliana. Grazie al nostro fiscalitaro che è qui presente. Vieni qua, dai. Vieni qui. Grazie ancora. Una bella serata dedicata al grande Pino Villa che nessun mai scorderà per le sue canzoni, per i suoi motivi. Noi vi ringraziamo, è stata una bella serata, una buona sera da Angelo Mauro, zio Zinna, Salvo Finocchiaro, il figlio di Pino Villa, il grande musicista e fiscalitaro. Una buona notte, viva la Sicilia! Ciao! Come ingiallita, forse cade colpita, amor.
come ci